Una mattina, andando a scuola, ho trovato la piazza occupata perché stavano girando un film. Quello che mi colpì fu proprio De Sica. C'era lui che con un megafono sussurrava nel megafono, perché Vittorio non urlava mai, e sussurrava delle raccomandazioni ai due attori. Ecco, prendi per mano tuo figlio, attraversa la piazza. E c'era questa voce bellissima di Vittorio che non dirigeva un film, dirigeva una piazza, dirigeva i movimenti delle persone, dirigeva i sentimenti di queste persone. A simple masterpiece. Everything about it comes together in the way that the artist intends. It works on the audience on so many levels. It became a very central film for us. It showed that the working class was a good subject, a fit subject to be in the leading parts in a film. There's a comedy to working class life as well. And I think he captured that. I think that it was funny and sad, and it made you angry, but it also made you smile. Ça n'est pas non plus une influence, c'est plus un cinéma dans lequel moi je me suis retrouvé. C'est-à-dire que j'y ai trouvé un soutien de cinéastes qui parlaient d'un certain milieu social, ont été un soutien pour que moi j'exprime aussi ce milieu social auquel j'appartiens et dans lequel je me retrouvais dans ce cinéma. Dans le film qu'en Italie on appelle Couscous, j'ai appuyé cet hommage au point d'en faire un nœud dramatique très important du film. The whole of Bicycle Thieves is about understanding that, you know, these people steal bicycles because it's their way of life, and he takes you into their world, the thief's world. Most filmmakers working today, the young ones, they don't know shit. They know nothing about the history of cinema. And even if they haven't seen The Bicycle Thief, they are of course influenced by The Bicycle Thief because everybody else was. Era proprio la prima volta che questo film veniva proiettato al pubblico ed ero talmente emozionato, talmente angosciato dell'esito che avrebbe potuto avere il film, che fu l'intervento di Rossellini che mi era vicino a farmi riprendere un grave vizio che avevo, quello di fumare. Mi mise una sigaretta in bocca e me l'accese e io da allora ho fumato come un turco. A papà, un signore fuori dal cinema ha detto: adesso sì, a ridarceli i soldi. Papà e mamma sono andati la prima volta di là di bicicletta al Barberini, che poi lo facevano contemporaneamente con un film western, e allora andavano lì a togliere i manifesti di notte perché avevano già appoggiato i manifesti del film western. Papà e mamma i manifesti. E senti, la famiglia dice: ridateci i soldi, avvertite le famiglie quando fate questi film.